Per gli operatori del settore turistico è tanta l'incertezza se riaprire o meno a causa del coronavirus, situazione che potrebbe lasciare anche senza lavoro migliaia di dipendenti stagionali del comparto, che a breve sarebbero dovuti tornare ad operare per accogliere i turisti provenienti dal nord Europa. Albergatori, ristoratori, balneatori e commercianti chiedono di nuovo alle forze politiche locali e nazionali un tavolo straordinario di crisi da svolgersi via internet, per programmare una promozione e non essere impreparati qualora si possono riaprire le attività per luglio o solo per agosto. La stagione turistica quest'anno? Una reale incognita, non sappiamo cosa potrà succedere. In particolar modo noto una disattenzione da parte del governo per quella che è la rete dei lavoratori e delle aziende stagionali. Queste aziende rischiano di non riaprire, e parlo di pubblici esercizi, parlo di balneatori, parlo di ristoranti, rischiano comunque di aprire a ritmo ridotto e si parla di migliaia di imprenditori e decine di migliaia di lavoratori sulla costa stagionali che non saranno tutelati. Per questo genere di imprese ancora non vedo da parte del governo un'azione significativa, sembrano quasi dimenticati. Non ce lo possiamo permettere. La nostra costa vive di turismo, dobbiamo assolutamente mantenere in piedi la rete di queste aziende, perché forse, se saranno ancora in piedi, daranno la possibilità quest'anno di svolgere una dignitosa, e non può essere più che altro dignitosa stagione turistica, ma soprattutto, se rimangono in piedi, potranno farlo anche nei prossimi anni. Come Confesercenti Assoturismo abbiamo fatto parecchi emendamenti al decreto Cura Italia che ci aspettiamo che siano accolti, e parliamo emendamenti che riguardano gli affitti e tutto il resto della vita delle aziende, ma soprattutto pensiamo anche che in questo momento bisognerà cambiare strategia, non saremo in grado di fare una promozione all'estero, una promozione significativa nel nord Italia o in altri paesi, probabilmente le limitazioni dureranno ancora per tanto tempo. Ecco che diventa ancora più importante mantenere in piedi le aziende che fanno parte della filiera del turismo, dei pubblici esercizi e dei balneatori, perché saranno quelle che, se tenute in piedi, riusciranno ad intercettare quella filiera del turismo di prossimità, che sto parlando del Lazio, sto parlando dell'Umbria, sto parlando dell'entroterra abruzzese, che è quello che noi quest'anno dobbiamo assolutamente intercettare e dobbiamo farci trovare pronti.